Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una pendrive Kingston Data Traveler 100G2. Come potete vedere, il packaging è decisamente compatto, confrontiamolo per esempio con un mouse Acer, quindi capiamo bene le dimensioni del packaging. Detto questo, procediamo appunto all'apertura dello stesso. L'unboxing lo stiamo realizzando per alcuni utenti che ci hanno chiesto su YouTube. Ci hanno dato appunto l'idea di procedere allo spacchettamento di questa penna, così ne approfittiamo per mostrarla a tutti. Questa è la penna. All'interno appunto della confezione, grosso modo, trovate le istruzioni, insomma, vi dice in pratica che avete una garanzia di 5 anni, insomma, quindi è una buona cosa. Vi ricorda che avete appunto un USB 2.0 e vi ricorda poi anche eventuali specifiche extra, come anche per esempio la possibilità di andare sul sito kingston.com/asia/verify per poter controllare che questa penna sia autentica. Detto questo, la penna appunto è decisamente compatta, sarà nostra premura poi provarla, come vedete. L'utilizzo della stessa sembra decisamente confortevole anche per quanto riguarda poi la tenuta ad aperture accidentali. Molto interessante il fatto di avere appunto la penna retrattile, in questo modo, non avendo la necessità appunto di dovervi ricordare per esempio i cappucci, come per esempio nel caso specifico parliamo della DT310, sempre di Kingston, rischiate di non perderli questi cappucci, quindi penna decisamente comoda da questo punto di vista. Ha poi anche un passante, come potete vedere, dove potete per esempio utilizzarlo per il vostro portachiavi. Detto questo, l'unboxing termina qui, come vedete non c'è altro da mostrarvi, sarà nostra premura realizzare anche una galleria fotografica così da permettervi di apprezzarla al meglio e realizzeremo l'ovvio benchmark finale. Detto questo è davvero tutto, vi invito a iscrivervi al canale così da non perdere questi e altri unboxing, chicche e recensioni che realizziamo per voi. E intanto vi saluto, ci vediamo online. A presto da Giuseppe Ragozzino.